False vaccinazioni anti-Covid a Palermo, arrestati una segretaria e un medico in pensione. Sono accusati di corruzione, falso ideologico e peculato. A Gran Michele, pietre e tubi sui binari per far deragliare il treno. I carabinieri hanno denunciato 6 minorenni per danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. Ancora una protesta dimostrativa degli addetti al call center di Almaviva e Covisian contro Alfredo Altavilla, presidente di ITA Airways. Presentata a Palermo la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival. Tante le novità e i nomi di big internazionali che rendono unico il programma di questa edizione. Entra nel vivo il Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito Lo Capo. Fino a domenica la manifestazione animerà e colorerà la cittadina. Bentrovati alla seconda edizione del TG di Media News di venerdì 27 maggio. Apriamo con la cronaca, vaccinazioni anti-Covid. A Palermo arrestati una segretaria e un medico in pensione. Sono accusati di corruzione, falso ideologico e peculato. Vediamo. Corruzione, falso ideologico e peculato. Con queste accuse la Digos ha arrestato una segretaria di uno studio di medicina di base e un medico in pensione in relazione alle false vaccinazioni contro il Covid-19 presso il Lab Fiera del Mediterraneo di Palermo. I due sono ai domiciliari. Gli indagati si sarebbero resi responsabili di una illecita attività di intermediazione nell'ambito di accordi corruttivi finalizzati alle false vaccinazioni anti-Covid-19 riguardanti diversi soggetti per i quali nei mesi scorsi sono stati fermati un infermiere e due commercianti, uno dei quali con ruolo di vertice nell'ambito del locale movimento Novax. Tale attività di intermediazione avrebbe riguardato anche altri soggetti, tra i quali un pregiudicato. Nello sviluppo dell'indagine è emerso in particolare che la segretaria e il medico in pensione sarebbero i veri ideatori dell'accordo corruttivo, istigando l'infermiera a stimolare le vaccinazioni e percependo i relativi compensi, ammontanti fino a 400 euro per ciascuna falsa vaccinazione, dividendo poi il denaro. La segretaria si sarebbe peraltro avvantaggiata della sua posizione lavorativa, che la pone al centro di una vasta rete di contatti, in tal modo dimostrando una peculiare pericolosità. È stato infatti documentato che la donna avrebbe redatto anche una certificazione medica mendace in favore di un dipendente pubblico. L'attività investigativa nei mesi scorsi ha anche condotto all'esecuzione su delega della Procura di Palermo di due misure domiciliari emesse dal GIP nei confronti di un'altra infermiera ritenuta responsabile di 49 false vaccinazioni anti-Covid-19. E in merito agli arresti eseguiti oggi dalla Digos per le false vaccinazioni, ascoltiamo il commento di Rosario Iacobucci, referente Hub Fiera del Mediterraneo. Ci auguriamo che questo possa essere l'ultimo tassello di questa sconcertante vicenda. È chiaro che resta l'amaro in bocca, soprattutto perché ancora una volta sembra essere interessato un operatore sanitario, e questo per noi purtroppo è un motivo di dispiacere. Probabilmente il collega non ha partecipato con grande orgoglio alla campagna vaccinale che ha permesso di arginare questa pandemia. Restano soltanto due fatti positivi. Uno è che il contesto è ancora limitato a poche decine di vaccinazioni rispetto alle 850.000 dosi somministrate qui alla Fiera del Mediterraneo, e il secondo fatto è che noi, la struttura commissariale, è completamente estranea ai fatti ed ha collaborato sin dal primo momento alle indagini. Voi pensate che ci possa essere ancora un prosieguo? Noi ci auguriamo di no, speriamo che possa essere terminata qui questa faccenda, credo che sia sufficiente, credo che i cittadini abbiano sofferto abbastanza in questi anni di pandemia, quindi ci auguriamo che possa essere finita qui. Continuiamo con la cronaca. Gran Michele, pietre e tubi sui binari per far deragliare il treno. I carabinieri hanno denunciato 6 minorenni gravemente indiziati per i reati di danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti.
sono gravemente indiziati del reato di danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. I carabinieri della stazione di Gran Michele hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania 6 minorenni, 4 sotto i 14 anni. L'attività di indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata da un capo tecnico di Ferrovie dello Stato, secondo cui alle 21 del 18 maggio il macchinista del treno proveniente da Catania e diretto a Caltagirone, nel rallentare in avvicinamento alla stazione di Gran Michele, era riuscito a fermarlo tempestivamente dopo aver notato la presenza di insolito materiale idoneo a compromettere la sicurezza del trasporto con il possibile svio del treno posizionato lungo i binari. L'immediato intervento di personale specializzato delle ferrovie ha consentito di sgomberare la sede da pietre di grosse dimensioni, materiale ferroso e rastrelliere di ferro per biciclette. I carabinieri hanno immediatamente predisposto servizi mirati, finalizzati ad individuare gli autori del reato e soprattutto ad evitare che un comportamento del genere venisse reiterato. Così la scorsa notte sono stati sorpresi 6 minorenni mentre erano intenti a collocare nuovamente pietre e tubi di ferro sugli stessi binari. Alcuni dei giovanissimi sono stati bloccati mentre lanciavano sassi contro la facciata della stazione ferroviaria, danneggiando una finestra. Dopo aver identificato i giovani e convocato i genitori in caserma, è stata informata la competente autorità giudiziaria, mentre sono tuttora in corso gli accertamenti tesi a verificare se gli indagati siano gli stessi responsabili anche dell'evento che si è verificato lo scorso 18 maggio. Passiamo all'emergenza sanitaria. Continuano a diminuire in Sicilia i nuovi positivi al Covid, ospedalizzazioni in ulteriore calo. I dati si riferiscono alla settimana tra il 16 e il 22 maggio. Nella settimana dal 16 al 22 maggio si registra ancora un ulteriore decremento dei contagi. L'incidenza dei nuovi positivi è pari al 16.790, meno 4.46%. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa e Caltanissetta. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni e tra i 6 e i 10 anni, incidenze superiori alla media in generale tra i 6 e i 18 anni. Le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 18 al 24 maggio. Nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27.30% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 73.924 bambini, pari al 23.48%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose rappresentano il 90.08% del target regionale, mentre ha completato il ciclo primario l'88.88%. Complessivamente i vaccinati con la terza dose sono 2.726.531, pari al 74.69% degli aventi diritto. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della dose di richiamo booster, quarta dose, negli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizione di particolare fragilità. Hanno diritto alla quarta dose quanti abbiano ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni, senza intercorso infezione da Covid-19. Sono state effettuate complessivamente 20.748 somministrazioni di quarta dose, delle quali 14.666 agli over 80. Cambiamo decisamente argomento, ancora una protesta dimostrativa degli addetti al call center di Almaviva e Covisian. Prossimi al licenziamento, i 543 lavoratori non hanno accettato la considerazione di Alfredo Altavilla, presidente di Ita Airways, sul suo compenso basso e non concordato. Vergogna! Ancora un presidio di protesta a Piazza Politeama dei lavoratori Covisian Almaviva impiegati nella commessa ITA. I 543 addetti al call center restano in attesa di un tavolo ministeriale che consenta di chiarire il loro futuro lavorativo sempre più incerto.
Stavolta al centro del dissenso le considerazioni di Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di ITA Airways, sul suo compenso annuale basso e non concordato a suo dire. I lavoratori prossimi al licenziamento non hanno mandato giù questa considerazione. Ieri pomeriggio la loro risposta. Dopo il gesto di ieri, diciamo, anche la forte esasperazione che traspare ormai in questi lavoratori di Provision e Almaviva, oggi è una manifestazione provocatoria. Le dichiarazioni di qualche giorno fa in un'intervista pubblica del presidente di ITA Airways, Alfredo Altavilla, dove si ritiene leso dal fatto che il suo stipendio annuo è di appena 400.000 euro, mentre ci sono tanti lavoratori rimasti fuori sia nel settore dei trasporti e questi lavoratori che rischiano di restare a casa, 543 fa Palermo e Rende, a noi sembra veramente inopportuna. La provocazione è una raccolta fondi virtuale, diciamo provocatoria, perché se evidentemente diciamo, un manager ritiene che 400.000 euro come liquidazione e come compenso annuo non gli basta, vorrei capire come queste famiglie con 500-600 euro al mese riescono ad andare avanti in una situazione che ormai è diventata paradossale, perché a 30 giorni dalla chiusura, poco meno di 30 giorni dalla chiusura delle procedure di licenziamento di Covisa, non c'è ancora una data di un tavolo che era stato ritenuto dal Ministro del Lavoro sospeso. Noi vogliamo tutti i soggetti al tavolo, le tre aziende, ITA, Almaviva e Covisa, vogliamo che queste procedure di licenziamento vengano ritirate e chiediamo una soluzione. Una soluzione che inglobi tutte, 543 persone, e se non si seguono i soggetti tutti al tavolo difficilmente riusciremo a trovarla in tempi brevi. Quindi c'è fretta e la pazienza sta per scadere. Ecco, l'estate potrebbe essere un periodo proprio per far dimenticare quello che sta succedendo. No, non lo accetteremo, le proteste di, per esempio come quella di ieri, dove l'esasperazione ha condotto un gruppo di lavoratori di sassarie sul tetto al decimo piano dell'edificio di Almaviva, o come in precedenza era successo qui in Piazza Politeama al teatro, piuttosto che con delle fiaccolate, piuttosto anche con l'occupazione simbolica della sede di Covisian, o lo sciopero alla stazione Notar Bartolo. Sono dimostrazioni che la tensione sta salendo, ci sono dei disagi non solo economici ma anche sociali, e questo tutte le istituzioni coinvolte non lo possono permettere. Passiamo alle amministrative. Il candidato sindaco di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, ha presentato oggi le 15 azioni per la città e la nuova campagna di comunicazione. Oggi si parla di programma, sono 15 i punti. Sì, le 15 azioni che noi abbiamo già in testa per governare la città di Palermo, una città bellissima, inginocchiata, ma che deve tornare a mettersi in piedi e a camminare sui propri passi. E sono le azioni sulla mobilità, le azioni sull'emergenza dei rifiuti, sull'ambiente, la grande prospettiva sui giovani con la creazione dei punti Informa Giovani, la scuola che è la nostra vera scommessa per crescere una città che non sia soltanto più solidale ma che abbia anche futuro. È una campagna elettorale in cui lanciamo anche il nostro claim, che è Scunzamo. Perché noi stiamo sovvertendo tutti gli accordi che le forze politiche hanno fatto e che i poteri forti hanno pensato di poter fare alle spalle dei cittadini palermitani. Noi dimostreremo come la sommatoria di tante debolezze non fa una forza ma farà una grande debolezza, e quindi scunzamo tutto ciò che è stato deciso nelle stanze segrete, scunzamo la campagna elettorale di Ulla Galla che pensa che basta mettere d'accordo con aggiungi un posto al tavolo alle forze politiche per governare la città, o una campagna evanescente del candidato del centro-sinistra Miceli, che prima di iniziare a raccontare quello che deve fare deve spiegare perché questa città è ridotta così da chi lo sta sostenendo nelle proprie liste. Noi scunzamo tutto, sovvertiamo la logica che è stata portata avanti dalle segreterie dei partiti e ridaremo a Palermo finalmente speranza e buon governo. Pochi giorni fa è uscito qualche primo sondaggio, lei lo ha rigettato. L'ho rigettato, è una marchetta elettorale, è chiaro che questi sono dei sondaggi che danno delle indicazioni di voto su chiave nazionale. Una cosa è avere una proiezione, un'indicazione di voto sul nazionale, una cosa è poi rispettare l'indicazione del voto dei palermitani. I sondaggi veri si fanno per strada e io giro per strada insieme alla mia squadra e in grande solitudine, mentre altri si perdono col camper perché dobbiamo regalargli anzi una cartina geografica della città di Palermo per farli trovare le periferie. Giriamo le periferie noi da 15 anni, non è che adesso basta stare gli ultimi 15 giorni in campagna elettorale fra i quartieri di Palermo per essere convincenti.
E continuiamo con le amministrative a Palermo. Dopo essere stato presidente della quinta circoscrizione per due mandati, Fabio Teresi si candida al Consiglio Comunale nella lista del PD. La situazione in città non è delle migliori, tanti disastri, fino a stamattina quelle immagini di degrado al Giardino Inglese ci hanno colpito un po' tutti. Io penso che in questa città sia mancata la politica. Quando manca la politica in un'amministrazione manca la visione, manca il progetto, manca l'idea di una soluzione. L'accozzaglia che si mette insieme ogni volta nelle campagne elettorali non consentono di amministrare bene una città. Orlando ha avuto una maggioranza all'inizio della sua consigliatura, si è trovato con 10 consiglieri alla fine, perché alla fine quando metti insieme persone che non la pensano alla stessa maniera e si cerca sempre quello che c'è per me di personale, alla fine viene meno la politica e viene meno l'amministrazione. Io penso che in questo a volte una classe dirigente seria deve avere il coraggio di chiedere scusa a volte. Come le immagini, ripeto, di questi giorni dell'immondizia per strada e dei topi merita delle scuse ai cittadini che pagano le tasse. Io penso che in questa città ci vuole un po' più di amor proprio da parte dei cittadini e un po' più di responsabilità e di lavoro da parte degli amministratori. Chi fa politica per un ente locale deve avere testa, cuore e passione. Si possono fare delle cose, ci sono delle situazioni che possono essere risolte. Una delle prime bisogna dare e attribuire responsabilità ai responsabili. Non è possibile che nessuno paga pegno, per niente. E quindi tutto è concesso in questa città. Io penso che dobbiamo metterci, sbracciarci per risollevare i tanti problemi che in questa città ci sono. Lo abbiamo dimostrato che è possibile farlo, anche nel nostro piccolo, come amministratori di pezzi di circoscrizione e pezzi di territorio. Li abbiamo fatto con caparbietà, con testardaggine e con passione. Possiamo allargare questo anche all'amministrazione comunale. Franco Miceli è stato presidente nazionale dell'Albo degli Architetti, è un grande tecnico. Nei prossimi anni arriveranno in questa città centinaia di milioni per i fondi strutturali, dove dobbiamo riqualificare pezzi di territorio, dobbiamo riqualificare i nostri quartieri e le nostre borgate. Penso che un uomo come Franco Miceli possa dare soluzioni tecniche e concrete a questi bisogni. Rientriamo in studio, l'estate 2022 sta per iniziare, ma lettini e ombrelloni segnano aumenti medi tra il 10% e il 20%, con punte addirittura più elevate. Tutto più caro, anche l'italo-belga ha aumentato tutto, una cabina è diventata solo per i ricchi, o se no per gente che si divide, ama dividersi le tessere con 9 persone, che 2008, 4... legnetti, non è il caso proprio di gente, però va bene così, dico. Io questo problema non me lo pongo perché me ne vado in posti liberi con mio marito, ho il mio ombrellone, quindi va bene così. E c'è gente che non si può permettere di uscire una certa cifra, quindi non va bene, ecco. Le batoste dalle bollette elettriche arrivano anche pesanti, siamo quasi al doppio rispetto all'anno antecedente e chiaramente l'azienda deve recuperare questi costi se non avrebbe neanche quel minimo di utile. E allora almeno nel balneare abbiamo deciso, diciamo la maggior parte, di mantenerci ai livelli dei prezzi dell'anno scorso, del 2021, e altrimenti sono sulle materie di somministrazione alimenti e bevande, sulla ristorazione, quindi acqua, caffè, cioè prodotti di massa, quei 10-20 centesimi che nel complessivo di intero anno lavorativo probabilmente riescono ad aiutare. Palermo è più cara delle altre città sicuramente, perché se vai fuori Palermo i prezzi sono più bassi, a Palermo in particolar modo sono alzati in una maniera incredibile. Si parla che addirittura non si può andare neanche più a mare. No, perché è tutto chiuso, la parte di spiaggia libera è piccola, stretta, è ammassata di tanta gente perché i lidi privati costano tanto, onestamente. E adesso magari poi forse si trovano anche 20-25, ma poi ad agosto è impossibile. È illimitato per molta gente, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. È un investimento, no, andare al mare. Presentata stamattina con una conferenza stampa al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival. Tante le novità e i nomi di big internazionali che rendono unico il programma di quest'anno. Presentata al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival 2022. Ben 98 concerti dislocati in 4 luoghi storici per 12 giorni consecutivi, dal 24 giugno al 5 luglio.
è un'edizione ampliata rispetto all'anno scorso, che quest'anno il festival sarà 12 giorni, dal 24 giugno al 5 luglio. Inauguriamo con Paolo Fresu, con una produzione originale con l'Orchestra Jazz Siciliana, con gli arrangiamenti scritti da Michael Abbene. Quindi è davvero una grandissima questa opportunità per la Sicilia. Non mancheranno poi le grandi star internazionali del jazz, prime fra tutte ad esempio Christian McBride, che di recente ha vinto il Grammy Award, il premio più ambito nell'ambito della musica jazz, proprio con un organico di big band, e si esibirà con la nostra orchestra. E non mancano anche quelle operazioni che sono un po' crossover tra pop e jazz, e avremo una produzione originale con Max Gazzè e sempre l'Orchestra Jazz Siciliana. Ma i veri protagonisti di questo festival sono i conservatori. Dal 24 giugno al 5 luglio avremo circa 400 ragazzi, forse anche qualcosa in più, che si alterneranno tra le sedi dello Spasimo, Santa Cecilia e Palazzo Steri, tutte le orchestre dei conservatori, e grande spazio anche per tantissimi musicisti, tutti i musicisti residenti. È un festival altamente inclusivo e stiamo cercando di coinvolgere quanto più possibile i ragazzi della Sicilia. Quest'anno rispetto all'anno scorso c'è una novità, perché oltre alle incantevoli location del Santa Cecilia, dello Spasimo e del Teatro di Verdura, abbiamo anche Palazzo Steri, quindi abbiamo fatto questo protocollo anche con l'università, che permette di includere questa fantastica location. Tante esclusive mondiali e produzioni originali che riguardano l'Orchestra Jazz Siciliana. Quanto è importante la musica jazz come mezzo di promozione del territorio a livello turistico? La musica jazz è probabilmente il linguaggio musicale d'arte che più di altri intanto esprime libertà. Non c'è messaggio più universale della libertà, che significa anche i valori della pace, che in questo momento che viviamo drammatico per il caso Ucraina, questo festival vuole affermare anche questi valori, questi principi fondamentali, che sono appunto la libertà e la pace. Si terrà domenica prossima al Teatro Don Orione di Palermo la quarta edizione del Sicilia Dance Festival con la direzione artistica di Cristian Carapezza. Un'intera giornata all'insegna della danza, una competizione che vede come protagonisti ballerini di ogni fascia d'età, che saranno giudicati da una prestigiosa giuria, in palio diverse borse di studio internazionali. Dopo il grande successo del Premio Palermo Danza, eccoci con la quarta edizione del Sicilia Dance Festival. E a differenza del Premio Palermo Danza, che è una festa, insomma una vetrina per tutti i ballerini e le scuole di danza, questa volta entriamo nel vivo della competizione, quindi una gara, un vero e proprio concorso che vedrà protagonisti i gruppi a soli e i passi a due di tutte le diverse discipline della danza: danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e idea coreografica, che include tutte quelle discipline non precedentemente menzionate. Quindi per esempio potrebbe essere una fusion, una sperimentazione, balli di gruppo, danza orientale, il caraibico, eccetera. I protagonisti di questa quarta edizione è composta da una giuria d'eccezione, quindi Neke Negretti, Esther Parisi, Gianni Rosaci, Little Phil ed Elisa Parrinello, che avranno il ruolo ovviamente di decretare i vincitori, quelli che andranno sul podio, e comunque daranno anche delle importanti borse di studio per tutti i partecipanti più meritevoli. Grandi opportunità quindi per i ballerini, perché avranno la possibilità di studiare in scuole di danza, accademie come Roma o Broadway. E il concorso sarà gestito all'interno di tutta la giornata. La mattina vedremo protagonisti più piccoli, quindi under 14, e il pomeriggio gli over 14. E ovviamente vinca il migliore, ma soprattutto divertitevi, perché prima di tutto la danza è divertimento e gioia. Entra nel vivo il Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito Lo Capo. Fino a domenica la manifestazione animerà e colorerà la cittadina trapanese con le creazioni di 50 aquilonisti provenienti da diversi paesi. Lo scenario che
Oggi scoprono i nostri amici, i nostri turisti, tantissimi, le centinaia di bambini che hanno vissuto e hanno allietato il campo volo e la mongolfiera didattica e tutti gli spazi a loro dedicati, credo che siano la migliore risposta a questa domanda. Un evento che per noi segna davvero l'inizio della stagione balneare, ci attende un weekend ricchissimo di eventi, di manifestazioni, di spettacoli in piazza, tra l'altro anche molto molto particolari, e oltre a, ovviamente alle mongolfiere, agli aerei che gli aerei storici da turismo che nel fine settimana faranno la spola con Baia Santa Margherita. Credo che sia invece semplicemente il risultato di una grandissima alchimia, di un'amministrazione assolutamente unita e con le idee ben chiari, con una visione ben chiara di quella che San Vito Lo Capo dovrà essere e sarà nei prossimi anni. Il ritorno alla normalità dopo 2 anni di pandemia ci consentono di guardare con ottimismo. Lo facciamo ovviamente in primis per la nostra comunità e per i nostri operatori turistici che ovviamente hanno sofferto tantissimo. È frutto di un lavoro di squadra, di una grande programmazione che si fa da molti mesi e che oggi, insieme ovviamente alla feedback e all'ideatore che dalla prima edizione è stato Ignazio Billera, ha consentito al comune di organizzare una manifestazione in una modalità e con un programma che ovviamente non lo avevano mai caratterizzato. È chiaro che quello turistico per noi è PIL principale, rappresenta non solo l'economia della nostra comunità ma di un intero territorio, dell'intera provincia di Trapani. Il quarto polo turistico di Sicilia, ovviamente il primo in Sicilia occidentale, è normale che sia punto di riferimento per quelle località che ambiscono a diventare destinazione. Guardiamo proprio sempre avanti anche per poter essere da traino rispetto a quello che poi è un territorio, quello della Sicilia occidentale, che offre sicuramente spunti per visite e soggiorni con esperienze davvero indimenticabili. Santo Stefano di Camastra, omaggio al grande poeta Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita. Un'iniziativa di carattere culturale si è tenuta nella Sala Museo del Liceo Artistico Regionale Ciro Michele Esposito di Santo Stefano di Camastra per rendere omaggio al grande poeta Pierpaolo Pasolini nel centenario dalla sua nascita. L'evento ha avuto la supervisione del dirigente scolastico Calogero Antoci ed è stato coordinato dall'insegnante di lettere Anna Pedalà, che ha avuto la collaborazione da parte del corpo docente. Abbiamo voluto dedicare il nostro evento a Pierpaolo Pasolini intanto perché è uno dei più importanti poeti del Novecento e anche perché quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. L'evento dedicato a Pasolini esegue quello dedicato a Dante Alighieri in occasione del Dante Dì. Entrambi gli eventi sono stati accolti con entusiasmo dagli allievi e si sono mostrati molto interessati sia al padre della lingua italiana che a uno dei più importanti poeti del Novecento. Pasolini è stato un artista eclettico che è riuscito a primeggiare, ad eccellere in diversi campi, in particolare nella poesia, nella letteratura e nella cinematografia. L'asse portante della sua attività, sia letteraria che cinematografica, è certamente legato alle problematiche del proletariato e in particolare alle degradate periferie delle città. I ragazzi hanno mostrato subito grande interesse ed entusiasmo, hanno accolto quindi positivamente questo evento, questa esperienza. È stata sicuramente un'esperienza valida da ripetere eventualmente anche nei prossimi anni con altri autori, in particolare per il Dante Dì, perché è stata una giornata entusiasmante per i ragazzi ma anche per gli insegnanti. In uscita con il suo nuovo e primo singolo il producer Vittorio Ferrigno, un brano promettente estivo dal titolo La La La. E cosa è questa? Nuovo modo per ricominciare ed entrare in quelle che sono le logiche del mercato discografico italiano e non solo. È un brano dance molto estivo, che quindi anticipa proprio quella che è la stagione estiva, un brano molto fresco con il cantato abbastanza facile da ricordare e sì, è proprio l'inizio di un nuovo percorso.
Il cantato è di un cantante americano che però diciamo così, in America si chiama Work for Hire, cioè, ovvero che ho reclutato tramite dei siti internet, perché adesso c'è anche la possibilità di fare questo, ed è anche un modo bello e veloce per un po' velocizzare quelli che erano una volta i tempi invece di registrazione, andare in studio, perdere tanto tempo. Questo è quello che la tecnologia può aiutare a fare. Non sei nuovo dell'ambiente musicale, sei un producer, un sound engineer? Sì, io produco musica da 10 anni, ho fatto anche il DJ, lo continuo a fare, poi vabbè radio, che è un po' quello che invece è il mio lavoro stabile in questo momento. Solo che negli anni mi sono sempre dedicato a quella che era un po' la musica di nicchia, invece adesso è il momento quello di espandersi e farsi conoscere da più persone possibile. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.